Pilastro sta cambiando, sappiamo che c'è un progetto per renderlo migliore, ma noi vogliamo raccontarvelo così come lo conosciamo. Questi sono i posti che ci piacciono e queste sono le persone che incontriamo quando ce ne andiamo in giro. Il centro commerciale Pilastro non è lontano dalla scuola. Ci sono molti negozi e un supermercato. Le mamme ci mandano lì a fare la spesa. D'inverno ci si sta al caldo e ci si incontra tra amici. Così ci siamo andati con la telecamera e abbiamo intervistato alcuni passanti e commercianti. Il centro commerciale com'era quando è nato? Allora, il centro commerciale l'abbiamo la maggior parte costruito. Abbiamo iniziato con delle sovvenzioni comunali. Noi siamo qui, le arie sono per 99 anni, quindi la costruzione del centro commerciale è avvenuta perché abbiamo iniziato come Confesercenti con l'aggregazione dei comuni, noi piccoli, e col CONET, che cercavamo di fare dei centri commerciali di quartieri, e quindi siamo stati i primi qui nel nostro territorio bolognese a fare i centri commerciali dei quartieri. Invece poi dopo gli altri ci hanno copiato, hanno incominciato a fare gli ipermercati, che non sapevano neanche cos'era se non copiavano da noi piccoli commercianti. E della sua commessa cosa ci può raccontare? La mia commessa è una commessa che è mia moglie e quindi è molto brava. C'ho mia figlia che è lì di dietro, che è nascosta, che ha paura del microfono, però sono tutti e due bravi. Lei si vorrebbe trasferire di quartiere? Neanche per idea, adesso te ne dico una. Quando sono venuta ad abitare qua, avevo figlia e un maschio. E ho sempre detto, appena i miei ragazzi si sposano, io dal Pilastro vado via perché in questo schifo non ci sto. Io adesso qui abbiamo la mia porta, la porta prima della mia, che siamo delle brave persone, andiamo d'accordo, ci aiutiamo a vicenda, ci facciamo compagnia. Vado fuori, ti serve qualcosa? Sì, no? No, no, non andrei via neanche se mi pagassero. Tra l'altro abito in una cooperativa che non pago molto d'affitto, e questo per me è molto importante, avendo la minima di invalidità, solo. Ci spiega da dove viene? La Romania. De onde viene della Romania? Vengo dalla Romania, il posto da cui vengo è molto bello, c'è brava gente, l'unica cosa che non va è che non ci sono posti di lavoro e la famiglia si deve dividere. L'Italia è molto diversa dalla Romania, qui hai un posto di lavoro, sei pagato. Non mi piacciono le persone razziste e le persone che trattano male gli stranieri. Quando hai del tempo libero, dove lo passi? La mia cugina, la mia amici. E con gli amici dove vi trovate? Vicino all'arboretto, nel Pilastro Vecchio. Pilastro Vecchio. L'arboretto è un parco al confine del Pilastro, vicino alla tangenziale. Piace molto anche a noi. Vengono tante persone a passeggiare, molte con i cani. È un posto tranquillo, dove si può anche stare da soli e fare le attività più disparate. Ci troviamo al parco Arboreto, al margine del Pilastro, e qui viene frequentato spesso dalle persone che fanno jogging e che portano i cani, e anche persone che fanno picnic certe volte. In questo parco è pieno di alberi da frutto, ad esempio questo albero dietro alle mie spalle è un ciliegio che fa delle ciliegie piccole, e poi sono anche dietro, vicino a quella casa lì che è in pericolo di caduta, c'è un albero di fichi e poi ci sono gli alberi di amarene. Lei vive al Pilastro? Sì. E frequenta spesso questo parco? Ma da una settimana, quando ho preso il cane. Ci può raccontare qualcosa sul suo cane? L'ho preso dal canile così una settimana fa e adesso così mi piace, lo porto in giro, mi passo il tempo e vengo a girare qua al parco un po'. Mi piacciono soprattutto i colori che ci sono qua al parco, tutti questi colori degli alberi, il verde. L'Arboreto non è l'unico parco al Pilastro. Ce ne sono tanti,
Proprio dietro il centro commerciale Pilastro c'è il parco Pierpaolo Pasolini. È il secondo parco più grande di Bologna, dopo i giardini Margherita, e sta proprio davanti al Virgolone. A noi piace venirci d'estate con le biciclette, di sera poi c'è la baracchina con la musica. Questo qua è uno dei parchi principali del Pilastro, uno dei più belli dove tanta gente ci viene a passare un po' di tempo. Questo qua è il parco chiamato da noi Virgolone, che però si chiamerebbe il parco Pasolini. Siamo andati a intervistare un po' di gente che abbiamo incontrato qua nel parco. Ci vorrebbe solo un minimo più di riguardo e di rispetto tra grandi e piccoli, adulti e ragazzini. A rispettare tutto, la natura. Quello sì, che del resto noi abbiamo un paradiso. Un'oasi che in Bologna non c'è. Noi qui avevamo tutta palude. Era tutta palude, dopo piano piano, l'anno dopo, non avevamo i negozi, non ci avevamo niente, dovevamo andare alla fattoria a prendere l'autobus. Era tutto un pantano qua, tutto un pantano. Ho visto il Virgolone crescere, che qui era campagna dove c'erano contadini, coltivavano, e da ragazzo, quando in tempo di guerra io in questi campi venivo a spigolare il grano, perché allora non c'era da mangiare e c'era la tessera per mangiare. Le faccio vedere una cosa. Questo è il tipo sciogliota, cioè un prataiolo, ed è buono perché è rosa ancora. Se fosse nero non è più buono, ma questo è commestibile. Io le raccolgo facilmente perché ho fatto scuola di funghi e raccolgo 60 qualità di funghi mangerecci. E qui nel parco io trovo i funghi da fare il ragù, perché raccolgo le gambe secche. Ma forse il posto che in assoluto preferiamo è il Meraville. Non ci vengono solo le persone del Pilastro, ci vengono da tutta la città, perché è un centro commerciale tra i più grandi di Bologna. Qua al Meraville, questo è un posto più frequentato dai pilastrini di ogni età. Qua si viene a giocare, a fare compere per mangiare, che abbiamo McDonald's, poi qua abbiamo tutti i negozi. Qua ci si viene anche per passare il tempo, tipo quando non hai niente da fare, vieni qua, vai a fare dei giri e... Non abita qui al Pilastro, vero? No, abito in zona Barca. Quante volte viene qui al Meraville? Adesso poco, fino a qualche anno fa un po' più spesso, perché ho abitato per un paio di mesi qui in via San Donato. Le capita di venire qua al Pilastro oltre al Meraville? No, sinceramente no, frequentavo ogni tanto il centro sportivo studentesco dell'università, che è proprio al Pilastro, però sì, è un quartiere dove non ho mai abitato, che non conosco. Secondo lei il Meraville fa parte del Pilastro? Guardi, diciamo, come geograficamente non lo so, come zona io la identifico in San Donato, quartiere San Donato. Perché? Perché è proprio alla fine di via San Donato. Abita qui al Pilastro? No, non abito qua, però lo conosco abbastanza bene perché ho delle amiche che abitano al Virgolone e un'altra amica che abita qui vicino, e quindi come zona, ecco sì, so che aveva quella nomea tantissimi anni fa, però oggi penso che, voglio dire, è come un quartiere come tanti altri. E secondo lei il Meraville appartiene al Pilastro? Ma diciamo che secondo me sì, perché voglio dire, andando qui di dietro, diciamo a piedi, voglio dire, in pochissimo tempo si è, adesso la mia amica abita qui vicino, proprio qui di dietro, che si chiama Via Larga, che è un proseguimento di Via Larga, però andando un po' avanti arrivi anche nella parte dove ci sono, cioè voglio dire, in un quarto d'ora, 20 minuti ci arrivi, per me sì. Ma il luogo dove sicuramente un pilastrino è stato da piccolo, da grande, da solo e con i genitori e i fratelli è quello che abbiamo tenuto per ultimo.
Siamo alla fattoria urbana del Pilastro. Qui ci sono gli animali, ci sono gli orti. Gli animali adesso, visto che è inverno, stanno in quella stalla perché dentro fa più caldo che stare fuori. Quando siamo arrivati il signor Bruno ci ha fatto fare il giro. Beh, abbiamo avuto questa idea perché vogliamo un po' trasmettere a chi vive in città com'era la vita e com'è la vita in campagna, ecco, senza magari doversi spostare per decine di chilometri. Cerchiamo di rappresentare un po' tutto quello che è la vita della fattoria, dagli orti agli animali alle attività didattiche che sono, diciamo, un nostro fiore all'occhiello. Ecco. Che tipi di animali ci sono? Ah, noi abbiamo, diciamo, un somarello, un cavallino, una mucca, una pecora, due capre. Questi sono gli animali più grandi, una decina di galline, due oche, tre anatre e una colonia felina, diciamo un po' di una decina di gatti. Le persone che vengono qua, no? Che reazione hanno? Per quello che diciamo risulta a noi, molto positive, perché non si aspettano, diciamo, di vedere in città una realtà del genere. Abbiamo avuto vari incontri con maestri di scuola, l'anno scorso sono transitati circa 1200 bambini, diciamo, nel nostro centro, e quindi con soddisfazione le insegnanti, quando se ne andavano, avevano, diciamo, manifestato una grossa soddisfazione anche loro. Questo è il Pilastro che ci piace. E a voi?